In un mondo inondato da notizie sconfortanti, afflitto da situazioni locali e internazionali che ci fanno sperimentare afflizione e tribolazione, la vocazione cristiana ed episcopale è quella di andare controcorrente e di essere testimoni gioiosi del Cristo risorto. Con questa riflessione, Papa Francesco ha inaugurato i lavori della 68esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. In un discorso di ampio respiro, il Pontefice ha messo a fuoco quella che dovrebbe essere la sensibilità ecclesiale, vale a dire l'appropriare degli stessi sentimenti di Cristo, di umiltà, di compassione, di misericordia, di concretezza. Così la sensibilità ecclesiale dovrebbe concretizzarsi nel rinforzare l'indispensabile ruolo dei laici, che hanno bisogno di vescovi pastori e non vescovi pilota, nel ricercare la semplicità e la chiarezza dei documenti, invece di preferire l'aspetto teoretico dottrinale astratto, nella collegialità e nella condanna della corruzione a tutti i livelli. La sensibilità ecclesiale, che comporta anche di non essere timidi o irrilevanti nello sconfessare e nello sconfiggere una diffusa mentalità di corruzione pubblica e privata, che è riuscita a impoverire senza alcuna vergogna famiglie, pensionati, onesti lavoratori, comunità cristiane, scartando i giovani, sistematicamente privati di ogni speranza sul loro futuro e soprattutto emarginando i deboli e i bisognosi. Sensibilità ecclesiale che, come buoni pastori, ci fa uscire verso il popolo di Dio per difenderlo dalle colonizzazioni ideologiche che gli tolgono l'identità e la dignità umana.